E allora siete pronti? Sì, perché è tornata Daniela, Daniela Zambetta, dopo un bel po' di tempo, insomma, tanto, ci si rivede, tanto, mi fa davvero piacere vederti, anche mia cara. A me, tantissimo. Senti, sono successe tante cose, vero? Tra cui anche un matrimonio, sì. Un trasferimento in un'altra terra, nella sì, tua terra, nella mia, prima sono rientrata a Roma. A casa. Sì, è come vero. Tanto desideravo. Nella tradizione della cucina pugliese c'è anche il salmone norvegese? Non proprio, no, però. Però nella tua cucina. Nella c'è. Mia cucina c'è. Benissimo. A me piace, quindi lo uso spesso. E come ce lo prepari oggi? Allora, oggi lo preparo in crosta di semi, quindi al forno, sì. Con una crema di melanzane. Dunque, filetto di salmone norvegese in crosta di semi, 600 g di salmone fresco norvegese, 2 melanzane medie, dei semi di papavero, dei semi di sesamo bianchi, olio extravergine, sale e pepe. Cominciamo? Assolutamente sì. Allora iniziamo prendendo il salmone. Metto un po' di olio perché così mi facilita poi la possibilità di far attaccare sopra i semi. I semi, certo. E nel frattempo avevo messo in un piatto e avevo mischiato i due semi. I due semi. Quindi adesso io prendo il filetto che ho, diciamo, unto di olio e lo passo. E quindi noi lo metteremo in forno a 180 gradi sì, per quanto tempo? Guarda, 10 minuti, non di più, 8-10 minuti, quindi questo lo mettiamo così. L'ho già messo prima di mettere i semini. Giusto, è e vero. Si può infornare per 10 minuti, speriamo di farcela. Sì, dai. Nel frattempo prendiamo la melanzana e la laviamo, la puliamo. Va bene, dai, facciamo. Poi la vediamo col ditone fasciato. Sì, adesso questo, perché comunque l'avevo già preparata la melanzana, certo. Adesso per far avere idea più o facciamo meno. Facciamo giusto vedere il procedimento, esatto, dai. Esatto, quindi poi a cubettini, possibilmente non molto grandi, perché ovviamente cucinano prima. Noi mettiamo un fondo di olio nella pentola. Sì. E poi appena è un po' caldo, magari questo è un po' troppo. Sì. Ecco. Versiamo le melanzane, va benissimo, okay. Va benissimo. Mettiamo un po' di sale. Sì. Desideriamo anche un po' di pepe. E quindi nel frattempo che cuoce il salmone si può così cucinare anche la melanzana. La melanzana che tu hai già preparato. Sì. Quindi una volta che la melanzana è cotta, cosa facciamo? Anche questo. Sì. Intanto loro cucinano, si cucinano piano piano. Così. Ecco fatto. Ho chiuso bene? Sì. Sì. Ok. Bene. Ok, è andata. Allora, possiamo sistemare un po' di crema. Questa è venuta anche un po' abbastanza densa. Dai, così lo serviamo su questa crema di melanzane. Io assaggio un attimo la crema di melanzane. Mi piacciono le melanzane. Che buona. Forchetta. Ok. E quindi adesso è pronto. Può essere tranquillamente impiattato con la crema di melanzane al fianco. Ecco fatto. Ed è pronto il tuo salmone. Attenzione, il salmone norvegese che ha preparato la nostra Daniela Zambetta oggi. E chissà, magari un giorno lo vedrete anche postato poi nel suo sito Zambit. Vero? Nel suo blog. Sì, bene, sì. Bene, insieme a tante altre si trova proprio nel blog, nella piattaforma anzi di Casalice. Quindi ci fa davvero molto piacere averti nella nostra bella famiglia. Grande, ampia, davvero. E a me fa piacere venirmi a trovare. Grazie, intanto. Davvero, anche a noi, tantissimo. Un buon rientro nella tua Bari, allora, e goditi grazie. Il mare anche d'inverno, perché è sempre bello, è sempre bello il mare. Grazie, davvero. Grazie. Grazie a Daniele, tanti auguri. Grazie, tanti Franca. Auguri.